Ciao ragazzi, buona giornata e bentornati anche quest'oggi sul mio canale. Oggi torniamo a parlare di zanzariere dopo un anno, visto che è il periodo quello giusto, e parliamo di zanzariere modificabili. Le zanzariere modificabili sono quelle zanzariere che vengono vendute a kit. Ce ne sono di tantissimi modelli e anche di tantissime misure differenti. Noi non dobbiamo far altro che scegliere il modello più adatto alle nostre esigenze e ordinare la misura più grande rispetto a quella che ci serve. Vi faccio un esempio: a me serve da 90x150, il modello più vicino è quello da 100x170, ho dovuto comprare questo modello, poi lo modificherò qui io a casa con un seghetto oppure con una troncatrice, potete utilizzare uno dei due, nel mio caso utilizzerò un seghetto. E niente, ne ho comprati due modelli differenti. Ho comprato la porta battente, che è quella che vedete qua in foto, però questo video lo faremo la settimana prossima, così se vi interessa ricordatevi la settimana prossima che vedremo come si monta questa tipologia di zanzariera sulla porta d'ingresso di casa mia. Oggi invece parliamo della zanzariera verticale oppure a molla, che è questa. È la zanzariera più venduta, quindi quella standard. Io tra l'altro ho comprato questa marca che si chiama IRS, il modello E Plus. Ho comprato questo modello perché è quello che praticamente è venduto dappertutto. L'ho trovato sia su Mano a Mano, su eBay, su Amazon. Io l'ho comprata tranquillamente al brico. In questo video cosa facciamo? Vi spiego come si fanno a prendere le misure, vi do un paio di suggerimenti sul modello da comprare e poi la tagliamo insieme, gli colleghiamo tutti i vari accessori e poi andremo nel mio capannone dove ho fatto un telaietto di legno e vi faccio vedere come si monta. La prima cosa da fare, ancora prima di prendere le misure della zanzariera, è vedere se abbiamo lo spazio di ingombro sufficiente per questo genere di zanzariera. Come si fa a vedere? Basta prendere un metro e vedere quanto spazio abbiamo tra la tapparella e il serramento oppure tra la persiana e il serramento. Questo perché? Perché la zanzariera avvolgendosi occupa spazio in un cassonetto, che è questo. Il cassonetto più piccolo è 45 mm, però fate conto che più si alza la zanzariera e più chiaramente abbiamo bisogno di spazio per l'ingombro del cassonetto. Una zanzariera da 2,50 m x 2,60 m o anche 2,70 m alle volte, pensate che ingombra 55 mm, quindi prima di ordinare questo genere di zanzariera teniamo ben presente lo spazio di ingombro. Seconda cosa, quando prendiamo le misure, quindi mettiamo che qua abbiamo da spalletta a spalletta 50, come in questo caso, noi non tagliamo la zanzariera a 50, tagliamola 2-3 mm più piccola. Questo perché? Perché la stiamo tagliando col seghetto, quindi se per sbaglio andiamo leggermente storti e la zanzariera rimane troppo grande e facciamo fatica a inserirla, non possiamo più modificarla, perché modificarla soltanto un millimetro è un macello. Quindi ricordatevi, piuttosto facciamola leggermente più corta, tanto funziona benissimo lo stesso. Secondo consiglio che vi do è di prendere la misura sia in alto che in basso. Questo perché? Perché se la misura in alto è leggermente più larga di sotto, noi dobbiamo tenere presente che la misura che ci serve è quella di sotto, quindi la misura più piccola. Questo perché? Perché sennò quando abbasseremo la zanzariera toccherà contro le guide e quindi si bloccherà. E anche in quel caso la zanzariera non andrà più bene perché sarà da accorciare ancora di più. E niente, allora, ora vi faccio vedere come si monta questo modello di zanzariera. Bisogna guardare le istruzioni perché il calcolo viene fatto dalla misura della larghezza meno una misura che ti dice il modello della zanzariera. Ogni zanzariera è diversa chiaramente perché quello sarà la misura meno la dimensione del tappo che andrà collegato. Quindi ogni ditta ha un suo brevetto, quindi un modello di tappo differente. La misura che farò io è quella per il modello di zanzariera che andremo a modificare oggi. Ora daremo un'occhiata al necessario per tagliare la zanzariera e quello che abbiamo trovato nella scatola. Questi sono i due tappi che andranno posti lateralmente al cassonetto. Questo andrà dalla parte dove non si taglia il cassonetto. Ci inseriremo anche questa molla. Questa molla è molto comoda perché si schiaccerà quando la inseriremo nel muro e andrà a bloccare la zanzariera, così la zanzariera non cadrà prima che noi la fisseremo. Si fissa chiaramente da qua, poi segneremo i due punti sul muro, sposteremo la zanzariera più in basso e foreremo con la punta da 6 e poi avviteremo la zanzariera. Questo è il tappo invece che va messo dalla parte laterale che andremo a tagliare. Prima però si innesterà
Questa molla, come vedete, questa molla serve per rallentare la zanzariera quando la zanzariera salirà. Kit con i tasselli e le viti del montaggio. Questa vite è molto importante perché serve da inserire qui per bloccare il tappo nel cassonetto. Praticamente infileremo il tappo dentro qui, andrà in fondo e tireremo la vite per il bloccaggio. Le due maniglette che andranno messe sulla barra, così sarà più comodo abbassare e sganciare la barra dai fermi, che sono questi. La corda per abbassare la barra quando sarà avvolta completamente nel soffitto. E questi sono i due tappini che ci serviranno per bloccare la barra di salita, come vedete. Invece questi due tappini sono quelli per il bloccaggio delle guide. Andranno inserite uno in una posizione e uno nell'altra posizione delle guide, dopo che le avremo tagliate. Allora, la prima cosa da fare è prendere la misura della, come si dice, che dobbiamo tagliare la zanzariera e togliere 14 mm. Una volta fatto questo, cosa facciamo? Tiriamo la barra, la giriamo, come vedete, in questa maniera, la mettiamo a filo dalla parte che non dobbiamo tagliare, poi calcoleremo la misura, quindi la misura sarà la misura del buco meno 14 mm. Nel mio caso, che è 88,5 meno 14, viene 87,1 mm. Io la taglierò 87. Vi do un altro consiglio: se usate il seghetto, segnate completamente tutto il cassonetto con la matita. Così, se tagliamo per sbaglio storti con il seghetto, riusciamo a vederlo. Ora siamo pronti per il taglio delle guide. La guida va tagliata dalla parte contraria dove avanza lo spazzolino. Come vedete, qui manca lo spazzolino, noi taglieremo dall'altra parte. La misura per il taglio è altezza meno 46 mm. Nel mio caso, che è 1496, andrò a tagliare le guide 1450. Quindi basta prendere la misura di una avvicinarle e segnarle. Dopo questo segno segneremo il buco per il fissaggio delle guide, che è 10 cm sopra. Faremo questo anche nell'altro senso. I primi tappi da inserire sono le manigliette e la cordicina nella barra maniglia. Una volta inseriti i tappi, inseriamo quelli per bloccare la barra maniglia, così
sia lo spolverino, come vedete, che si muove, e anche le manigliette non usciranno. Ora siamo pronti per chiudere la zanzariera. Usiamo il suo tappo, come vedete, è quello dove si collega la molla per il rallentamento della zanzariera quando sale. Centriamo il buco. Ultimo accorgimento, le spinette che si inseriscono nelle guide. Queste spinette servono per il bloccaggio della barra maniglia quando arriverà al fine corsa, quindi praticamente quando abbasseremo la zanzariera si collegherà a queste spinette. E poi il tappo per la posa del lato opposto che abbiamo tagliato, come vedete qui ci sono i due buchi dove andremo a fissare la zanzariera. Allora, questo lavoro mi raccomando fatelo prima di posare le guide. Questo perché? Perché è facile perderle, come vedete si sfilano molto facilmente. Se ne mette una in un senso e una nell'altro senso. Allora, quando le posiamo ricordatevi che il tappo deve essere rivolto all'interno della casa. Questo tappo, come vedete, va in combinata con questa molla. Inseriamo la molla così al contrario, come vedete. Viene soltanto appoggiato al cassonetto, la molla funziona, come vedete, in maniera che tiene bloccata la zanzariera contro il muro e quindi sarà più facile montare la zanzariera perché la inseriremo a spinta e rimarrà bloccata da sola. E poi faremo i buchi nel muro, inseriremo, la sposteremo o la abbasseremo, inseriremo i tasselli, rimetteremo il cassonetto nella sua posizione e potremo avvitare le viti. Ora siamo pronti per fissare la zanzariera su questo telaio. Ora siamo pronti per testare la zanzariera e vedere se funziona.
Come avete visto, la zanzariera funziona in maniera perfetta. Anche quest'oggi siamo giunti al termine della recensione, spero che vi sia piaciuta, mettete un like se vi è piaciuto questo video, se vi interessa il prossimo video che sarà sulla zanzariera battente, come vi avevo spiegato all'inizio, iscrivetevi al canale così vi arriverà un messaggio di notifica quando posterò il prossimo video. Grazie e buon weekend!